la bandiera della pace per la tutela internazionale secondo la volontà dell'UNESCO stessa, che l'ha dovuta accettare, è per la tutela di tutte le opere d'arte e i monumenti. Dei monumenti e tutta la produzione del pensiero, per cui deve essere tutelata secondo i principi fondamentali della civiltà, anche della carta dei diritti dell'uomo, ricordiamo, cioè, perché le radici sono costituite anche dalla memoria delle opere e dell'ingegno. Esattamente, questa è la cosa più importante, che è stata intuita da un grande intellettuale russo, l'abbiamo già fatto vedere più di una volta, quindi non vogliamo soffermarci ulteriormente. Siamo qui in questo momento semplicemente per dire che noi ci opporremo in qualsiasi maniera contro il tentativo di questi mascalzoni senza arte né parte né patria, esattamente, usurai da quattro soldi, servi degli usurai, negrieri nel vero senso della parola, perché sono quelli che importano i negri per farli sfruttare dei loro amici, che pretendono e pretenderebbero l'abbattimento di questo fondamentale obelisco, frutto del lavoro degli italiani, frutto della grande opera d'arte italiana che noi chiamiamo stile fascista oppure stile moderno, che è appunto il modernismo fascista che ha caratterizzato uno specifico periodo nella storia nazionale, un momento storico e artistico di grandissima importanza, come sanno perfettamente tutti gli studiosi di arte. Quindi questa è la bandiera della pace, resta per noi la bandiera di riferimento. Falla rivedere bene. Ai nostri amici diciamo che noi l'abbiamo già illustrata altre volte, la rappresentatività è chiarissima, qui abbiamo un cerchio che rappresenta l'unità, la concezione unitaria dell'universo, e tre altri piccoli cerchi all'interno che rappresentano l'elemento spirituale e umano nelle sue diverse manifestazioni, non entriamo qui nel merito. Ok. A presto. Grazie professore.